E adesso andremo da un grande appassionato di calcio che il consigliere sicuramente conoscerà. Parlo del senatore canadese Tony Loffreda. Buonasera, senatore, come sta? Caro saluto al senatore Lofreda. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi con voi questa mattina. Senatore, è pronto ad accogliere Lorenzo Insigne? Sì, sicurissimo, siamo pronti. E proprio arriva un tempo che abbiamo bisogno di talenti italiani. E poi il calcio fa parte di noi, dai. Siamo conosciuti gli italiani nel mondo per la pizza, il calcio, sappiamo vivere bene. Allora, dai, ci vuole un grande calciatore come signore Insigni qui in Canada. Per nostro tramite, ha preparato una lettera proprio per il fantasista italiano. È pronto a leggercela? E guarda, ce l'ho davanti a me, ho scritto una lettera perché sono fiero di avere un grande calciatore come Insigne qui in Canada con noi. E ho detto come senatore canadese di origine italiana, sono il primo senatore canadese nato in Canada di origine italiana. Sono entusiasta che lei abbia recentemente firmato per il Toronto FC. L'inizio della sua avventura canadese non poteva cominciare in maniera più consona e appropriata. Il suo contratto, infatti, prenderà il via il 1 luglio 2022, in occasione, cioè, del 150° anniversario del Canada. Allora, immagini te, è proprio una grande occasione per tutti noi, dai. E i tifosi, gli appassionati di calcio in Canada, in particolare nella grande area metropolitana di Toronto, sono felicissimi per il fatto che lei indosserà i colori della squadra della città per le prossime 4 stagioni. Insomma, guardi, italiani qui in Canada siamo fieri del calcio italiano. Lo seguiamo con la Rai. E infatti le partite che sono trasmesse, abbiamo ognuno ha la sua squadra di passione. Allora, il calcio italiano fa parte di noi, ma anche la MLS comincia a avere belle squadre. Sono giocatori come Insigne che fanno queste squadre prestigiose. Vediamo che anche qui a Montreal c'è il club di Montreal che gioca per la Coppa dei Campioni adesso. Vediamo che il Canada si è quasi qualificato per la Coppa del Mondo in Qatar. Allora è una grande occasione per il Canada. Allora il calcio fa parte di noi italiani qui in Canada. Siamo appassionati della nazionale italiana, di parecchie squadre italiane. C'è il Napoli, il Milan, la Juve, l'Inter, le sette sorelle, come le chiamate voi, le sette sorelle. Ognuno ha la passione sua. E allora siamo lì. Allora siamo contenti, fieri che il signor Insigne viene da noi. E posso continuare, ma la lettera è stata una bella lettera. No, io ho concluso dicendo: non vedo l'ora di vederla in azione quando giocherà qui in Canada. Buona fortuna e benvenuto in Canada. È una lettera dal Senato del Canada, proprio. Vedi che non è una grande cosa. Senatore, noi in questa puntata stiamo raccontando del turismo delle radici. A tal proposito, possiamo dire che Insigne, in questo momento d'oro del Canada, del pallone, ecco, possiamo dire che Lorenzo ha portato tanta Italia in una nazione dove ci sono tantissimi italiani. Sì, e non dimentichiamo, quando parliamo di calciatori italiani, non dimentichiamo c'era Di Vaio che ha giocato qui a Montreal, c'è Nesta, uno dei più grandi difensori nel mondo, se non il più grande al tempo suo, Nesta. Non dimentichiamo, allora c'era Di Vaio, c'era Nesta, Giovinco forse adesso che Insigne viene a Toronto vuole ritornare. Allora per noi sì, è un grande momento per accogliere grandi calciatori italiani. Siamo 1,6 milioni di italiani in Canada. Che scherziamo, 1,6 milioni.
Non si scherza, guarda. Certo, senatore, e noi approfittiamo della presenza di Andrea D'Amico per affidare la missiva che lei ha scritto proprio a Lorenzo Insigne e magari per organizzare anche una consegna del patrimonio italiano e World a Lorenzo e ad Andrea o alla Camera dei Deputati qui in Italia oppure in Canada. Sì, come no, come no. Sono aperto e lo possiamo portare anche al Parlamento in Ottawa per darci questa lettera, un certificato ufficiale di benvenuto in Canada e possiamo fare tutto questo. Guarda, io sarò fiero di farlo. Lo aspetto, lo aspettiamo, lo aspettiamo. Senatore, in chiusura le chiediamo un saluto a tutti gli italiani del mondo. Guardi, il piacere e l'onore è sempre mio. L'Italia è sempre vicino al cuore. Mando un saluto a Roma, dove ho ancora oggi 93 cugini. Mando un saluto, mi emoziono anche. Dai, un saluto a tutti voi. Permetteteci questa guasconeria per ricambiare il commosso saluto del senatore Loffreda agli italiani del mondo e noi omaggiamo i canadesi che ci ospitano. Vero Mike? Assolutamente, Gigi, guarda, fare questo salto in Canada è sempre un piacere essere in Canada, ma ecco, in questa puntata, in questo modo è ancora più un piacere. Io ringrazio e saluto il senatore Loffreda.